Pesco Pagano, paese della provincia di Potenza, a circa 950 metri sul livello del mare, a pochi chilometri dal confine con la provincia di Avellino, di Salerno e di Foggia. Per ubicazione è un comune cerniera territoriale tra la Campania, la Puglia e la Basilicata. Il paese, porta della Lucania, Caput Lucanum, per oltre un millennio ha fatto parte ecclesiasticamente, fino al 1976, della Campania, inserita nella diocesi metropolitana di Conza della Campania e dell'omonimo Castaldato Campano. Perciò ne ha mutato costumi, tradizioni antropologiche e religiose, accento linguistico, comprensibili per la storica frequentazione. Il relativo isolamento imposto dalla natura, unito in passato alle carenze di vie di collegamento e dalla lontananza quasi incolmabile dai centri più progrediti, nelle popolazioni di queste contrade hanno rafforzato la convinzione che per risolvere almeno in parte i problemi quotidiani non ci sia stato di meglio che far ricorso a cerimoniali dove spesso un filo sottilissimo divide, lega, il sacro e il profano. Magia e religione, paganesimo e cristianesimo. E così, ogni anno, mentre i rigori dell'inverno non sono ancora passati, famiglie del luogo e dei comuni vicini si recano nei roveti alla periferia di Pesco Pagano, dove si rinnova un rito che può essere definito di difesa preventiva contro particolari tipi di malanni, in particolare l'ernia inguinale. Il rito della passata ha origini antichissime. Se ne trovano cenni già in alcuni testi di origine ittita. Ma testimonianze scritte più recenti si trovano nell'opera De Agricoltura, datata intorno al 160 a.C., una sorta di manuale d'uso per il buon pater familias, proprietario terriero, dello scrittore latino Catone. Il rito sembra risalire alla festività romana Hilaria, celebrata dai romani in suffragio della dea Cibele o Magna Mater, madre degli dei e madre della natura. Tale celebrazione era datata al 25 marzo, giorno successivo all'equinozio di primavera. La stagione primaverile, infatti, non è stata scelta a caso, in quanto risulta essere il periodo dell'anno nel quale svanisce gradualmente l'oscurità dell'inverno. È il trimestre più luminoso e ricco di primizie della terra. È l'inizio della nuova stagione di rinascita della natura dopo il freddo inverno. L'avvento del cristianesimo fa coincidere il 25 marzo con la celebrazione dell'Annunciazione dell'Arcangelo Gabriele a Maria, la Madonna dell'Incarnazione di Dio. Cristo è il nuovo Adamo, Maria concepisce una nuova creazione e perciò è anche un auspicio per i loro figli, perché possano essere buoni, possano essere sani, possano essere delle espressioni perfette, così come è stato perfetto Cristo. Rituale. Nel solco della rievocazione delle tradizioni popolari si inserisce il rituale della passata. Il cerimoniale inizia la mattina presto, quando i padrini si recano sul posto per scegliere un arbusto selvatico. Un rovo, quale elemento naturale indispensabile al rito. Il rovo viene pulito dalle spine, spaccato longitudinalmente e aperto per quel tanto che basta per permettere ad un neonato di passarci dentro. Il bambino, denudato completamente, viene affidato a due persone che se lo passano per tre volte e la persona che per ultimo riceve il bambino stesso diventa poi il compare della spina. Che ora accompagna il piccolo parente acquisito, insieme ai genitori, alla chiesa antica, situata nel centro storico del paese e dedicata alla Madonna dell'Annunziata per il rito della vestizione sull'altare e successiva benedizione da parte del sacerdote. Sull'altare della Madonna, l'ambiente sacrale della chiesa e l'immagine della Madonna stessa assolvono ad una precisa funzione di garanti per la riuscita della cerimonia e l'avvalersi delle preghiere. Si è dibattuto molto su quanto tale rituale sia più espressione di folklore pervaso da influssi pagani e come esso possa convivere con gli insegnamenti cristiani. Ciro, qual è la posizione della Chiesa
nei confronti di questo rito pagano, arcaico. Dunque, la Chiesa in genere, quando certi riti che esprimono un valore umano, una realtà umana, hanno una determinata neutralità, non li ostacola, non interviene, perché sono delle espressioni che hanno una loro peculiarità e che quindi non esigono un pronunciamento da parte della Chiesa. È così, però diciamo il bambino viene vestito in Chiesa, ecco, non li ostacola, però li favorisce, cioè come viene letto dalla Dunque, Chiesa. Dunque, il problema è questo, che si cerca di dare, dove naturalmente è possibile, una significazione a certe manifestazioni. Nel nostro caso, poiché questa festa è stata stabilita il 25 di marzo, cioè il giorno dell'Annunciazione, quindi anche il giorno dell'Incarnazione, il fatto che i genitori portino i bambini in chiesa sta a significare che loro vogliono porli sotto la protezione della Madonna, che in quel giorno viene annunciata e quindi concepisce il figlio di Dio, quindi concepisce il nuovo Adamo, concepisce una nuova creazione, e quindi è anche un auspicio per i loro figli, perché possano essere buoni, possano essere sani, possano essere, diciamo, delle espressioni perfette, così come è stato perfetto Cristo. Però il rito viene fatto per così prevenire l'ernia inguinale. Ecco, questo è un fatto chiaramente che ha una connotazione pagana, quindi non ha niente a che vedere con la fede. Ma a noi interessa però il fatto che questi bambini vengano offerti al Signore, quindi vengano presentati all'altare. Questo è l'elemento che a noi interessa maggiormente. E poiché questo fatto è in linea con una espressione religiosa, non è contro la fede, noi l'accettiamo. Ecco. Non è che promuoviamo il passaggio che avviene al di fuori della Chiesa, però accettiamo il fatto che una mamma, che il papà, portino il bambino in chiesa e lo presentino all'altare, lo presentino al Signore, perché venga protetto, perché venga assistito, perché possa vivere cristianamente la sua vita, la sua realtà. Alla fine degli anni 70, prima dell'evento catastrofico del sisma del 23 novembre 1980, si è aggiunto un moderno polo ospedaliero. Così, oggi, per alleviare i dolori e guarire i mali, a fianco ai santi e ai riti propiziatori, questo ospedale sembra stia a significare il trapasso da un'epoca ormai remota di riti e superstizioni ad una più legata ai progressi scientifici e medici. L'ospedale riqualificato sta per sorgere a nuova vita. La capacità di accoglienza dei suoi abitanti ne fa una comunità ospitale e calorosa. Pesco Pagano ed il suo territorio, memore delle glorie del passato, sperimenta i temi della Smart Green Community per diventare in maniera sempre più attrattiva luogo della conoscenza, della innovazione e del benessere.